Vorrei cercare in questa presentazione, io sono Marco Mele, giornalista del Sole 24 Ore, e vorrei cercare insomma di dare un'idea insieme del progetto che sta dietro il libro e in qualche modo di quello che è il libro, senza ovviamente raccontarne la storia. Per iniziare a parlare del progetto che sta dietro il libro, voglio dare la parola a Franco Sciarretta, presidente di Genetic Onlus. L'associazione serve proprio, è stata creata facendo un po' tesoro dell'esperienza maturata da tutta una serie di genitori, famiglie, medici, operatori del settore, per in qualche modo fornire un contributo, un aiuto alle famiglie che si trovano ad affrontare questa situazione. In questo ambito si cala il progetto del nostro audiolibro come. Se volevo, proprio per continuare il discorso sulle nascite premature, parlare con il professor Costantino Romagnoli, primario del Dipartimento di Pediatria e Neonatologia del Clinico Gemelli di Roma. Ma abbiamo persone che vengono a partorire gemelli che vengono da fuori regione, vengono dalla Sicilia, vengono dalla Sardegna. E questi sarebbero disperati a rimanere per 80 giorni a Roma senza un minimo di appoggio, a parte l'appoggio psicologico di sentirsi vicino a persone che hanno già fatto quel tipo di percorso, ma anche il supporto, anche logistico, semplicemente di stargli vicino con la casa, la cosa, consigli su come muoversi, diventa veramente estremamente importante. Io sono stato a Genitin, che ho caldeggiato fin dalle prime richieste dei genitori di creare un'associazione. E per questo è stato prodotto questo libro, questo audiolibro, che devo dire, se vi mettete, ho fatto io una mattina proprio per sentirlo tutto di seguito, una favola terribile. Vorrei subito fare una precisazione, che all'inizio del libro il protagonista, che è questo bambino di Afano, che sta lì, si sveglia nella sua casa al mare e non trova più genitori. È Una storia anche, è vero, che è molto densa, diciamo che all'interno ci sono tanti temi che sono condensati ed ha questa caratteristica comunque, perché il libro è stato proposto per tanti anni anche nei laboratori scolastici ed è stato letto anche da bambini molto piccoli. Ci sono stati bambini che l'altro anno in un concorso che si chiamava Raccontiamo un mondo migliore hanno immaginato il seguito. Se siete d'accordo, lo leggerei seduto anche per non dare le spalle a Neri, che comunque è sempre un pericolo. No, dico averlo alle spalle. Una mattina prima dell'alba mi svegliai di colpo, scosso da un brutto presentimento. Mi ritrovai a correre in pigiama per le strade del paese addormentato, alla ricerca disperata di Tonio. Giunto nella piazza principale, all'improvviso lo vidi. Era in cima alla torre campanaria, in piedi sulla ringhiera della terrazza, con le braccia spalancate, come se stesse per spiccare il volo. Corsi su per i gradini della torre. Io volevo salvare Tonio, ma non si arrivava mai. Bisognava far presto. Ma il fiato si faceva sempre più corto e la vista si annebbiava. E alla fine, con un ultimo sforzo, spalancai la porticina che dava sulla terrazza, dove dal basso avevo visto il mio amico spenzolarsi nel vuoto. Tonio! Tonio! Lo chiamai. Fermati, per l'amor del cielo! E lui era ancora là, in piedi sulla ringhiera, con lo sguardo fisso nel nulla. Si girò per un attimo, mi sorrise, come per salutarmi, e si slanciò in avanti. Io urlai di terrore e corsi verso la ringhiera, guardai di sotto, pronto ad assistere ad un terribile spettacolo, ma rimasi senza fiato per lo stupore. Tonio non si era sfracellato sul selciato, ma stava veramente volando. Galleggiava nell'aria, muovendo lentamente le braccia come se fossero le ali di un grande uccello. Non c'era più traccia in lui della solita goffaggine, e anzi, era bello, elegante, addirittura maestoso. Tonio! Tonio! Lo chiamai. Torni indietro, Tonio! Ma non mi ascoltò. Volava verso la linea dell'orizzonte e in pochi minuti diventò un puntino quasi indistinguibile. E poi scomparve per sempre.
Da quella mattina sono passati ormai tantissimi anni e di Tonio non ho saputo più nulla. Io lo immagino felice, uomo o uccello da qualche parte, là dove vivono gli uomini uccello. Spero che qualche giorno mi venga a trovare per raccontarmi il seguito della sua storia. E lo aspetterò fino a quando mi sarà possibile. Adesso il pezzo di Nene Marcolai è un libro che Diafano trova nella libreria. Buonasera commentatore, cominciamo a pensare che lei non è da sua casa. Si trovò davanti un ometto che forse era l'ometto più basso che avesse mai visto. Era molto elegante, con una vistosa cravatta a farfalla, occhiali tondi e dorati e nemmeno un capello in testa. Ma la cosa che colpiva di più in lui era lo sguardo. Uno sguardo penetrante, inquietante, che esprimeva una forza interiore impensabile in un individuo di quella taglia. Zone, professor von Euhard, credo proprio che lei abbia bisogno di parlare con me. E così dicendo, l'omuncolo sgusciò all'interno dell'appartamento, trascinandosi dietro una voluminosa borsa di pelle marrone. Sembrava misteriosamente conoscere la casa. Entrò con passo deciso nello studio e senza fare troppi complimenti staccò dal muro il quadro di Kandinsky che tanto piaceva ad Alvise G. Questa parete bianca sembra proprio fare al caso nostro. Un attimo di attenzione, prego. Che cos'è che vuole propormi? Ha forse inventato un nuovo metodo di allevamento intensivo? Von Euhard lo fissò con un ghigno diabolico. Allevamento? Sibilò con la voce da cobra. Nein! Io no, avere inventato un nuovo metodo di allevamento. Io avere inventato un modo per clonare esseri viventi. Ma professore, non capisco come clonare. Già, tu avere capito benissimo. Io poter clonare te. Io poter creare un altro di te. Matano. Alvise G non resse all'emozione e cadde di schianto, finendo svenuto a faccia avanti sul quadro di Kandinsky che tanto gli piaceva e che il professore aveva adagiato sul pavimento. Poi continua. Perché invece Destepiene in questo caso si è messa completamente a disposizione della Genitin, ci è voluto un po' per dare la luce a questo prodotto che il 23 marzo sarà presente in tutte le librerie, ma almeno anche se pubblicato da un piccolo editore avrà una distribuzione come quella delle grandi major, avrà la visibilità che ovviamente richiedono anche due attori come del calibro di Marco Re e di Solfrizzi. Io sono cresciuto tenendo in tasca da una parte un grido per dire basta, dall'altra due palline per ricominciare e tentare un tiro in buca che non è giocare, e nella voce un alito di favole per te. Io sono cresciuto in un mondo che non è mai esistito prima di te. Sarebbe stata un'onda mai partita, e allora scegli il mondo che ti va. Quel mondo è la mia mano. Io sono cresciuto in un mondo che non sarebbe nato senza di te. Sarebbe stata un'onda mai capita, e allora scegli un mondo che si va. Quel mondo la mia vita ti darà. La 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 la
Grazie.